Una buona serata a tutti voi, ma soprattutto ben ritrovati come sempre ad un nuovo appuntamento con Angoli. Prima di iniziare la nostra serata insieme, come di consueto, vi ricordo il nostro indirizzo di posta. Per restare sempre in contatto con la nostra redazione potete scrivere ad angoli@espansiontv.it. Insomma, sono molto allegra questa sera perché iniziamo in musica. Iniziamo con un gruppo che viene qui, ci regalerà musica, ma anche un bel progetto, una bella iniziativa. E poi loro, insomma, anche hanno una storia, un'esperienza che hanno fatto poco fa e ce la racconteranno qui live in studio. E do il benvenuto ai Shiver Folk. Buonasera, ciao ragazzi, buonasera. Grazie. Allora, vi presento uno per uno. Luca Redaelli, che è qui con noi, violinista, insomma, si vede molto bene. Con te Stefano Bigoni, che sei, da quanto io so, tastierista e corista, ma esatto, questa sera, insomma, pianoforte è un po' difficile da portare in TV. Infatti ingombrava troppo qui da noi. E Lorenzo Bonfanti, che è cantante e compositore. Sì, quindi. Innanzitutto grazie a tutti voi che avete, insomma, tanti impegni, ma avete trovato il tempo anche per venire qui ad Angoli. Grazie. Assoluto piacere. E allora iniziamo a conoscervi. Stefano, vengo da te, un po' la vostra storia, chi siete? Noi siamo cinque ragazzi, poco più che ragazzi, che 4 anni fa hanno iniziato a suonare insieme. Anzi, abbiamo iniziato in 3, non c'era neanche il buon Luca. Abbiamo iniziato perché avevamo tutti la passione per la musica e volevamo fare qualcosa di bello, innovativo, in italiano. E con i testi scritti da Lorenzo e anche le musiche scritte proprio da Lorenzo, abbiamo iniziato in 3, poi ci siamo allargati, è arrivato un contrabbasso, è arrivato un violino. E siamo arrivati qua, siamo arrivati a fare anche delle esperienze molto valide. Bello che tu dica in italiano, perché insomma a volte si preferisce, magari, forse è più facile, non lo so, lo chiedo a te, utilizzare una lingua straniera magari aiuta un pochino di più a proporsi anche sul panorama musicale, è vero, non sì, è vero, l'italiano invece... Una lingua straniera, diciamo, ti svincola un po' dal significato stretto di quello che vuoi dire. Cioè, in italiano, se uno ti ascolta, ascolta tutte le parole e capisce quello che dici. In inglese puoi far finta di dire un po' di cose. Insomma, qui non si può ingannare. Quello esatto. Che si dice deve avere un contenuto e deve avere una sostanza. Esatto. E quindi, insomma, come dicevo poco fa, ma l'hai sottolineato anche tu, la vostra passione per la musica vi ha portato a trovarvi, a mettervi insieme, a creare questo gruppo, ma anche a fare delle belle esperienze. E una, molto importante, l'avete, insomma, alle spalle, ma davvero pochissimo tempo fa. Tra l'altro il protagonista è stato qui in studio da noi più volte e, insomma, raccontaci che cosa è accaduto. È un'esperienza straordinaria che ci è capitata durante tutto il 2016, in cui abbiamo accompagnato appunto il cantautore comasco Davide Van der Sfroos. È stata un'esperienza straordinaria. Durante appunto il 2016 l'abbiamo accompagnato nel suo Folk Opera Tour come band. Lui ci ha scelto quasi per caso, perché è stato un incontro fortuito. Come vi siete incontrati? Ci siamo incontrati nell'ambito del suo tour, Expo Tour, in cui girava la Lombardia per i teatri appunto delle città lombarde. Era il 22 novembre 2014, esattamente, per essere precisi. Quindi dato storico dato da segnare. Dato storico da mettere a calendario. Assolutamente proprio. Importantissimo. In cui una manifestazione in cui tra gli altri gruppi aveva chiamato anche noi, e lì c'è stato l'incontro, l'abbiamo conosciuto, lui ha conosciuto noi, e ha conosciuto un po' anche la nostra voglia di fare musica, così detto da lui. L'approccio appunto alle nostre canzoni folk di stampo americano, di cui parlava prima Stefano, però rigorosamente in italiano. E da lì poi ci ha chiamato e nel febbraio del 2016 abbiamo iniziato con lui questo percorso, che è durato all'incirca una trentina di date, sì. Fino appunto al novembre del 2016, e poi che si è conclusa, progredita fino a giugno, al 9 giugno. Che tutti del ricordiamo 2017, molto bene, ecco. Certo. Dove abbiamo potuto suonare con lui sul palco di San Siro. E com'è stata questa esperienza? Come avete vissuto? Innanzitutto l'interesse che Davide ha dimostrato nei vostri confronti, cioè vi ha colpito, siete rimasti sorpresi, insomma, come avete recepito questa scelta e poi com'è stata l'esperienza sul palco di San Siro? Sì, è stata un'esperienza inaspettata, sì, di sicuro, ma assolutamente gradita. Assolutamente. E che ci è stata molto utile anche per noi stessi, per progredire come musicisti, come gruppo, come anche come amici, perché sì, è stata assolutamente. I viaggi insieme per andare ai concerti, la convivenza forzata. Quanto unisce la musica, voi musicisti che la fate? Allora, noi ci perché troviamo... Perché a volte si litiga. Ma noi non litighiamo, anche perché cioè, siamo più che amici che suonano insieme, cioè, siamo proprio una vera e propria famiglia, nel senso che proviamo ancora in camera mia.
cioè nel senso che stiamo tutti insieme nello stesso posto, ogni tanto vengono le nostre morose a sentire le prove, ogni tanto c'è mia mamma che si mette a gambe incrociate in mezzo alla stanza a ascoltare le prove e ci dice dai fatemi quella canzone. Quindi quello che secondo me è arrivato a Davide è stato proprio il fatto che noi prima del concerto tiriamo fuori gli strumenti e suoniamo. Durante il concerto ci divertiamo come dei matti sul palco e suoniamo. Finito il concerto, se fosse per noi, noi andremo avanti 3-4 ore ancora a suonare, per cui siete bene, insomma, siete autentici. Sì. Allora, ragazzi, visto che siete veri e siete autentici, suonate anche qui a questo punto, ci fate ascoltare qualcosa? Assolutamente, con volentieri. Questa si intitola Storia di sospiri e di ginocchia sbucciate, un brano che sarà sul disco che presentiamo il 29 settembre alla Camera di Commercio di Lecco, dal nostro nuovo EP che si intitola Settembre. E ne parliamo tra poco, adesso vi ascoltiamo, vai! 1, 2, 3 dentro al giardino della mia storia, storie di sospiri e di ginocchia sbucciate sull'asfalto dell'infanzia, quando non contava essere perfetti in tutto. Ora il mio sguardo volta ad ovest, nella prateria adolescenziale, storie di sospiri e di ginocchia sbucciate sul tramonto dell'infanzia, quando respiravi il primo amore con il cuore. Germogli nuovi dalle nostre mani, pieni di colori dentro l'anima degli occhi. Ora che siamo gialli e rossi, il vento culla lento i ricordi, noi stretti in un abbraccio resteremo, invecchiando insieme come foglie, sorridendo all'autunno della nostra vita. Noi stretti in un abbraccio Shiver Folk, Lorenzo Stefano e Luca qui ad Angoli. Lorenzo, torno da te perché ci hai accennato prima di questo
Penso straordinario che c'è un lavoro in uscita e c'è un evento importante. Assolutamente importante per un motivo principale, che è in questa serata, che è il 29 settembre alla Camera di Commercio di Lecco. Noi presenteremo il nostro disco, ma raccoglieremo fondi tramite l'associazione COE di Barzio, Centro Orientamento Educativo, con i quali soldi andranno in beneficenza nella Repubblica Democratica del Congo per aiutare i bambini ad avere un'istruzione, che è una cosa fondamentale. E noi ci siamo subito legati a questo progetto, abbiamo detto vogliamo partecipare, vogliamo mettere la nostra musica per questa cosa, perché ci è sembrato prima di tutto una cosa nobile da fare e soprattutto perché con la musica noi vogliamo portare gioia e vogliamo portare anche un sorriso a chi non può permettersi di studiare, vogliamo aiutarli veramente a capire quello che è il mondo che gli gira attorno e quindi poter vivere veramente fino in fondo. E quindi vi inserite all'interno di questa campagna che si chiama Back to School, esatto, se non mi sbaglio. Sì. Tra l'altro, insomma, così come da noi iniziano le scuole, il desiderio è quello che le scuole possano iniziare anche nei paesi e per i bambini meno fortunati, quindi insomma un onore che ci siano ragazzi giovani come voi che sposano queste belle iniziative e che danno la loro musica, la loro gioia, la loro voce, la loro capacità insomma di suonare, di rendere tutto il mondo migliore e che facciano parte di queste bellissime cose. Bene ragazzi, intanto vi ringrazio per essere venuti qua a raccontarci questa vostra iniziativa, soprattutto per averci fatto ascoltare la vostra bellissima musica. Quindi vi ringrazio ancora, Lorenzo Bonfanti, Stefano Bigoni, Luca Radelli, il Shiver Folk. Grazie e tornate quando volete. Grazie. Ciao. Ci vediamo il 29. Esatto, bene. Ci vediamo il 29. E noi invece rimaniamo qui. Angoli tra poco torna.